L'addio di Ferruccio alla sua Lamborghini ha segnato una rottura storica. Come l'ha affrontata lei come progettista della Lamborghini? Cioè, va premesso una cosa, che l'addio di Lamborghini all'automobile è un addio molto doloroso per Lamborghini, perché l'azienda andava benissimo, tant'è vero che l'azienda, il risultato della vendita dell'automobile, era ne stato necessario per salvare lo stesso Lamborghini dal fallimento personale, perché avevo un'azienda che stava fallendo per tutta una serie di motivi, e che era questa azienda era un'azienda personale, non era una società. E quindi se fosse entrata in fallimento, sarebbe stato la persona, di Ferruccio Lamborghini che falliva, perché non era una società. Quindi l'unica cosa che poteva fare per evitare questa cosa era vendere l'automobile con il ricavato, sanare la posizione che aveva debitoria con le banche per l'azienda dei trattori. Che non era stato un errore. C'è una cattiva gestione dell'azienda. Era stato soltanto di essere venuto a meno la consegna di 5.000 trattori che dovevano andare in Bolivia e che a un certo punto, cambiato il governo boliviano, rivoluzioni e cose di questo genere, come capitava allora nell'America del sud, e quindi si trovò con 5.000 trattori invenduti. Lamborghini, che era un tipo abbastanza così spiccio, pensò che la colpa fosse stata tutto sommato del direttore della Trattori. Lo licenziò in tronco dalla mattina alla sera. Le banche, questa era la persona di riferimento dell'azienda. Le banche si presero paura, chiesero il rientro. Il rientro non poteva esserci perché avevo un grande capitale investito in trattori che erano lì in cortile da tutte le altre parti, e quindi si trovò in questa difficoltà e problema. Cioè, Lamborghini fu salvato dal fallimento grazie all'automobile, perché vendette l'automobile. Prima ne vendette il 51%. Poi dopo, con l'impossibilità di andare d'accordo con i nuovi soci, vendette anche il restante 49% nel giro di poco tempo e uscì dall'azienda. Io mi trovai senza punto di riferimento, perché nuovi soci c'erano, non c'erano, dicevano che avevano i soldi per andare avanti, perché l'azienda poi era, a questo punto noi avevamo sostenuto per un certo periodo la Trattori, e quindi ci eravamo spolpati, perché l'automobile guadagnava, era un'azienda che andava molto bene. E poi i nuovi proprietari volevano fare un Formula 1, cioè delle cose che non stavano né in cielo né in terra da nessuna parte, anche perché poi io, oltre ad avere la responsabilità tecnica, avevo la responsabilità dell'intera gestione dell'azienda, ero il direttore generale dell'azienda, quindi cioè, sentivo questa responsabilità. A un certo punto dissi: signori, ognuno per la propria strada, perché non si può andare avanti in questo modo. Era molto facile lavorare con Lamborghini, perché non era la persona che voleva entrare su tutto, non era la persona che voleva decidere sulle cose. Lui battezzava le persone. Se una persona pensava che era uno che se la poteva cavare da solo, lo lasciava fare. Tant'è vero che io ricordo che poi dopo, negli anni, naturalmente si parlava di che modello fare, cosa fare, perché farlo, ma poi la vettura, per esempio, mentre
c'erano i primi disegni. Sì, i primi disegni glieli facevo vedere, li guardava, così, ma poi non più di tanto. Non veniva a Torino a vedere i modelloni, non... lo vedeva la macchina finita, prototipo. Si girava attorno, io ricordo sempre questa frase che diceva: a me l'un pièce, a me piace, però bisogna che le piace ai clienti, però bisogna che piace ai clienti. E questo era Lamborghini, quindi era uno che dava una grande autonomia nel lavoro. E credo che io infatti non ho mai più, dopo Lamborghini, non ho mai più lavorato, diciamo, come dipendente, perché secondo me era impossibile trovare un altro imprenditore che ti lasciasse fare così. Effettivamente, cioè il successo da Lamborghini, prima di tutto Ferruccio, in dubbio, e poi dal primo dipendente all'ultimo, a chi anche puliva per terra, dava il suo contributo, ed era anche quello, era una persona che contava. Vedete com'è pulito qui? La fabbrica dove c'erano le macchine utensili, si lavorava, eccetera, era così, era pulitissima, era tenuto tutto perfetto. C'era, per esempio, non si parla mai di un certo Malossi, che era il responsabile della produzione, poi direttore, alla fine, perché di dirigenti c'era solo io. Io sono stato direttore generale senza essere di dirigente di niente, all'inizio, il primo anno, quindi... Comunque c'era questa persona che teneva la fabbrica come proprio fosse stato il suo salotto, e quando la mattina entrava in stabilimento, che entrava dal fondo del capannone, che guardava tutto, poi a un certo punto c'erano tutti i cofani appesi in un modo, i motori lineati in un modo, i cambi lineati in un altro, così, trovava una cosa fuori, prendeva il responsabile del reparto, cioè diceva: vabbè, ma lo si va, ascolta, casa tua è così? La cosa di traverso? Cioè, la fabbrica era tenuta come un gioiello. Questo ci teneva molto anche Lamborghini. E soprattutto, per esempio, Lamborghini, una grande cosa, non voleva che usassimo mezze misure. Per esempio, le macchine per lavorare, le lavorazioni, avevamo le macchine più innovative che c'erano allora. Per esempio le prime macchine a controllo numerico in Emilia le avevamo noi, che erano le Olivetti, e l'Olivetti ci aveva fatto un prezzo particolare perché ci aveva chiesto che potessimo fare la dimostrazione anche di queste macchine, cioè dice: possiamo portare dei potenziali clienti a far vedere, eccetera. Noi abbiamo detto: senz'altro, tanto non abbiamo mica dei segreti particolari. Quindi la gente veniva a visitare, mi ricordo quelli della Maserati, anzi, i Maserati ci chiesero anche una consulenza per la loro produzione. Mi ricordo che io e Malossi andammo alla Maserati, insomma, era un po' messa male come produzione, insomma, allora era un po' vecchia, insomma, di layout, così come abbiamo lavorato per la BMW, no? Abbiamo fatto un prototipo per la BMW che è al museo di... Bene. La macchina mi sembra che tiri un pochino a destra e poi il cambio è duro, cioè, mi sembra di sentire una vibrazione. Ma che cazzo dici tu che non sai nemmeno guidare? Sì, è un tipo, di fronte. La macchina che era di spirito. Dice: oh, grazie Bob, grazie. Della diplomazione. <l'informazione. ride>
4 turbo, 60 valvole, 4 ruote motrici, e qui che allora Ferrari aveva tentato già 2-3 volte di fare 4 ruote motrici, ma poi non le aveva mai messe in produzione.